Roommates al Pistoia Blues. Roommates, una band che suona tantissimo, non so quanti concerti quest'estate, ma questo è davvero un palco prestigioso, quindi è una bella emozione, giusto? Sì, è un palco molto prestigioso, siamo estremamente contenti, siamo anche un attimo tesi per quella che è quel minimo di agitazione che si ha prima di un live così grande. Abbiamo appena finito il soundcheck e siamo abbastanza galvanizzati. Solo per metterlo in difficoltà. E questa esperienza ce l'avevamo un po' da fan, oltre che da band, perché comunque noi siamo grandi fan dei Govent Mule e l'abbiamo visti diverse volte dal vivo e questa sera suonare insieme a loro è sicuramente una ottima opportunità e una grande esperienza. Ma oltre a aprire Covent Mule stasera al Pistoia Blues, a breve aprirete anche per Phil Campbell and the... Esatto, allo Shock Metal Fest che ci sarà sabato prossimo, ovvero il 16 di luglio. E uno dei festival che ultimamente sta prendendo campo nel Ponente Ligure. Da dove venite? Da dove ne veniamo. Due di noi sono di Ventimiglia, uno è di Imperia. E io sono di Genova, quindi insomma siamo un po' sparsi nella Liguria, però diciamo che sì, il Ponente è la nostra zona. E niente, quindi dicevamo, Phil Campbell, saremo appunto di supporto a lui sabato prossimo. E altre date che possiamo ricordarci? Ce n'è tante. Ce n'è una che non possiamo dire, ma... Il microfono. Ce n'è una che su cui stiamo lavorando insieme a quella che è la nostra etichetta e sarà a settembre, ma per ora per scaramanzia ancora non diciamo niente. Ma potremo saperlo dai vostri social appena sicuramente ufficiale. Sì, ci trovate sia su Facebook che su Instagram che su TikTok che su quello che è il nostro sito che è roommatesband.com e su Spotify. Su Spotify ci sono tutte le nostre canzoni, sia i nostri dischi che i nostri live, che un sacco di lavoro che abbiamo fatto un po' particolare sulle cover. Vostri dischi che però non sono solo digitali, si possono per fortuna acquistare, appunto avete un'etichetta discografica, un booking, un management, quindi esatto. Diciamola questa bella cosa, sì, che i dischi si possono comprare. La nostra etichetta Vurek appunto ha un sito dove potete trovare appunto i nostri dischi, Roots e Arena Festival, che è il nostro ultimo live, e niente. Sì. Roots è un concept album. Esatto. Cosa sta bollendo in pentola per il futuro? Sarà sempre prodotto da Pietro Foresti? Allora, il prossimo lavoro, non chiamiamo ancora disco, rimaniamo sul prossimo lavoro, è qualcosa su cui stiamo facendo alcune limature ormai da qualche mese e sarà un lavoro che sarà di nuovo effettuato con Pietro Foresti, non solo, nel senso che nasce da una collaborazione con altre figure professionali. Ci tenete sulle spine su tutto qui? Siamo purtroppo costretti, nel senso che per nostra abitudine non diamo mai niente per scontato e abbiamo imparato che fino a che qualcosa non è finito e pronto, parlarne prima può semplicemente spostare quello che è l'interesse o può spostare quello che è la percezione che se ne può avere, quindi arriviamo a un lavoro finito e poi vedremo di discutere e di farne uscire sufficienti notizie, soprattutto anche grazie a Vurek che ci sta dando una grossa mano su quella che è la comunicazione. E poi anche per scaramanzia, già che ci siamo. Sì, per scaramanzia soprattutto. Quindi state lavorando su più livelli, il nuovo album, la promozione dal vivo del vostro, diciamo, abbastanza ampio repertorio. Vi spostate in su e in giù per l'Italia, quindi lavoro molto intenso. Sì, decisamente, un lavoro molto intenso, siamo molto contenti che questo periodo quantomeno ha permesso di rilassare tutti quei vincoli che abbiamo avuto negli ultimi due anni e quindi possiamo permetterci un po' di esprimere quello che è la nostra musica e condividerla con vari palchi, vari pubblici. Dal vivo ci presentate una selezione da Roots? Sì, esatto, un po' di brani presi da Roots e poi ci sarà un brano preso da invece Fake, che è comunque il nostro primo album. E visto che il tempo concesso è un po' breve, cercheremo di fare appunto i pezzi migliori che insomma facciano uscire l'essenza di quello che è la band.
che comunque nell'arco del tempo è cambiata notevolmente dal primo al secondo album. Senza parlare del terzo. Il terzo sarà una cosa totalmente nuova, totalmente bellissima. Sì, esatto. Quali sono gli artisti, le band attuali che più vi ispirano, che più vi Ecco, sicuramente tirano? Durante il nostro percorso che abbiamo iniziato insieme, la nostra attenzione verso le band si è un po' spostata, nel senso che all'inizio magari avevamo più attenzione verso band storiche, classic rock, anni 70, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, così, mentre adesso l'interesse nostro è più rivolto a band attuali. Infatti una delle nostre band che abbiamo scoperto negli ultimi anni sono stati Nothing But Thieves, band come Biffy Clyro, che hanno dato un po' una nuova ventata fresca al rock che a noi piace, ecco. Bello, Reggio ascolta sempre gli Allman Brothers, di sicuro. Assolutamente. Che sono vecchio dentro. Quindi sempre orecchi aperti, mente aperta. Esatto, sempre... sì. È un percorso che va avanti. E grazie anche all'aiuto di Pietro Foresti, sicuramente ci ha dato una bella mano. Ecco, in questo... Però io vedo che i Roommates siete un gruppo, non solo sul palco, siete un gruppo di... persone molto coese, molto vicine. Sì, molto... diciamo che Roommates sono una band ormai da 10 anni, nel senso che sicuramente il fatto di essere insieme da tutti questi anni, oltre che essere musicanti che suonano insieme, siamo sicuramente degli amici, nel senso che in queste cose le cose si fanno... Con non solo il lato tecnico, musicale, ma c'è molta componente umana, ecco. Quindi anche la fatica di questo tour, sì, estivo intenso, diventa un piacere. Sì, insieme. Sì, anche comunque il nostro lavoro non si concentra solo durante i live estivi, ma la nostra è un lavoro costante durante tutto l'anno, quindi... Infatti convivere, basta seguirvi, ecco, su YouTube per praticamente avere sempre notizie, esatto, fresche di, esatto, voi. Sì. Diciamolo, perché fate un grosso anche lavoro di documentazione del vostro... Sì, su YouTube abbiamo, per quanto riguarda il secondo disco Caruz, costruito tutta una robusta timeline di uscite e abbiamo proposto quello che sono tutte le linee dei vari strumenti con dei playthrough e le narrazioni che parlano di quelli che sono i brani e cosa rappresentano. E quindi con tutti questi video si ha un'idea estremamente precisa e dettagliata di quello che sono le scelte che sono state fatte per produrre questo disco. E anche per il nuovo disco continuerete con una promozione molto aperta. Sarà un approccio un po' differente, ci stiamo già lavorando, nel senso che scenderemo molto più in alcuni dettagli che abbiamo visto funzionare meglio ed essere più di interesse per quello che può essere il pubblico, e leveremo alcune parti che abbiamo trovato abbastanza solo per addetti ai lavori, sì, quindi tecniche, lo renderemo più fruibile da tutto quello che è il nostro pubblico. Va bene, non ci resta che vedervi sul palco. Andiamo a prepararci. Spacchiamo tutto. Bene, grazie a tutti.